Martedì 20 febbraio 2018, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano ed eccoci qua sempre in diretta come di consueto il martedì parlando di periferie, con la consulta Periferie Milano e con il nostro ospite del martedì che poi diventa padrone di casa appunto il martedì che è Walter Cherubini della consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buona giornata a voi, beh, più che padrone di casa, abitante in questa casa e quindi utilizziamo degli spazi. Uso capione ormai. Ho capito. Beh, diciamo che mi sembra oggi siamo alla 32esima trasmissione. 32esima puntata a parlare di periferia. Esattamente, però. E dove sono passati tante persone, tanti che hanno raccontato la realtà che vivono sul territorio periferico o per le periferie. Tante come l'ospite che ci ha portato oggi. Chi ci ha portato? Esattamente, Francesco Gerli, che è vicepresidente di NextPA, Associazione Studenti Bocconi. Cos'è questo NextPA? Poi ce lo spiegherà meglio lui. Comunque è la prossima avventura pubblica amministrazione. È un'associazione di studenti della Bocconi che ha focalizzato la propria attenzione sul funzionamento, o noi diciamo anche non funzionamento, della pubblica amministrazione. Beh, allora, benvenuto Francesco, grazie mille di essere qui. Grazie allora, a voi dell'invito. Uno studente della Bocconi, giusto? Sì, laureando sperabilmente il mese prossimo. Esattamente. Ti ringraziamo per aver rubato tempo alle ultime, insomma, so che gli ultimi giorni sono quelli peggiori. Esatto, no, ma siamo in carreggiata. Quindi. Ma uno della Bocconi poi ha già scritto mettesi almeno un anno fa, come minimo. Speriamo, così sì. Dicono i sondaggi. Allora, NextPA, un'associazione di studenti, sì. Però appunto il nome già è abbastanza particolare, NextPA, e quel PA sta proprio per pubblica amministrazione. Esatto, la nostra associazione è forse la prima associazione in Italia a portare i temi della pubblica amministrazione, del settore pubblico e del management pubblico proprio tra gli studenti universitari. La nostra idea è quella di voler appassionare la comunità universitaria ai temi del settore pubblico e della pubblica amministrazione. Per questo siamo nati nel 2013 nelle aule dell'Università Bocconi, grazie alla spinta di un gruppo di studenti dell'epoca e al supporto di alcuni docenti molto importanti per l'Università Bocconi, come il professor Elio Borgonovi, che ha fatto un po' la storia dello studio della pubblica amministrazione italiana. E quindi NextPA che cosa fa per gli studenti del Bocconi e per questa appunto visione della prossima pubblica amministrazione? Esatto, NextPA innanzitutto è un'associazione, quindi siamo innanzitutto un gruppo che si incontra regolarmente ogni settimana per dibattere temi legati alla pubblica amministrazione. Siamo divisi in quattro gruppi, ci occupiamo dalle smart city al settore sanitario, alle politiche pubbliche in senso più stretto e fino alle organizzazioni internazionali, perché la pubblica amministrazione è un po' ovunque, no? È nel consiglio di zona, ma è anche l'ONU, quindi parlare di pubblica amministrazione vuol dire parlare davvero di tutto ciò che ci circonda. Oltre appunto a incontrarci, noi organizziamo eventi con ospiti di rilievo, da ministri a viceministri, sui temi legati proprio alla pubblica amministrazione, per cui abbiamo parlato di corruzione, di open government, di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di infrastrutture e trasporti e anche, non ultimo, di periferie. In particolare l'anno scorso abbiamo aperto questo tema anche con la nostra associazione. E allora parliamone, che cosa avete fatto e come è nata anche questa poi collaborazione tra Consulta Periferia Milano e appunto NextPA? Esatto, allora la collaborazione è nata con un invito, avevamo rivolto l'invito anche alla Consulta Periferia, un nostro evento del 21 febbraio scorso che avevamo chiamato Città Diseguali. È stato un evento molto partecipato, che è stata una tavola rotonda a cui abbiamo invitato docenti Bocconi come la professoressa Greta Nasi, che si occupa appunto di management pubblico alla scuola di direzione aziendale, il viceministro Bobba dell'epoca, che si occupa di politiche sociali e di welfare, insieme ad attori che vivono le periferie, quindi il direttore di Caritas Ambrosiana Gualzetti, l'architetto Raul Pantaleo, che è l'architetto di Emergency, cioè che si è sempre occupato di housing e di architettura in zone periferiche italiane, ma non solo. E da lì abbiamo iniziato questo percorso di interesse e di collaborazione con Consulta Periferie. Siamo entrati, possiamo dirlo, anche nel tavolo Periferie come contributo di un'associazione studentesca, questo tavolo che si riunisce regolarmente insieme a Walter e ad altri esponenti di importanti associazioni milanesi e con la partecipazione di consiglieri come
Roberto Sculati, Paolo Rimonta, per cui è anche un modo con cui gli studenti possono davvero venire incontro alla, e vedere mondi che sono al di fuori mm-hmm. dell'accademia, e quindi per noi, io ormai sono alla conclusione del mio percorso universitario, ma sicuramente per tutti gli studenti di NextPA è una collaborazione molto fertile e proficua. Walter, come è nata invece dalla tua, dalla parte della consulta per il Frimiano, questo interesse verso NextPA e poi appunto che tipo di collaborazione avete instaurato? Diciamo che l'attenzione di consulta per il Frimiano Milano è proprio quella di raccogliere, venire in contatto con tutte quelle realtà che in una maniera o nell'altra si interessano di periferie. Quindi questo convegno alla Bocconi è abbastanza ampio, e si parlava anche di periferie, e quindi abbiamo detto bene, per dovere d'ufficio dobbiamo andarci a vedere un pochettino come funzionano le cose, e anche per vedere di stabilire dei nuovi collegamenti, delle nuove connessioni. E qui abbiamo incontrato la rappresentanza di NextPA, e con i quali abbiamo detto quello che stavamo facendo noi, che cosa sono per noi le periferie, e loro ci hanno raccontato quello che stavano facendo. Ecco, crediamo che esattamente uno dei temi sui quali abbiamo anche focalizzato un settore di a scuola di periferie è quello di partecipazione o burocrazia, in cui con Consulta Periferie Milano, attraverso il Centro Studi Periferie, l'associazione NextPA e la Fondazione Dio Guardi sono i promotori di questo percorso, vogliamo focalizzare esattamente i temi che sono inerenti alla pubblica amministrazione e alla burocrazia, e sono quelli che creano un pochettino di ostacolo a quella che è la cosiddetta partecipazione, la richiamata partecipazione. In questo sistema appunto li abbiamo invitati anche a partecipare al tavolo Periferie Milano, che è appunto composto da varie realtà associative di secondo livello, dalla Confcommercio alla Lega delle Cooperative, a delle rappresentanze universitarie, oltre alla Bicoc e il Politecnico, appunto in questo caso anche questo elemento significativo della Bocconi. E quindi ci hanno messo a disposizione anche un team di quattro studenti, proprio che in base alla loro specificità, però possono entrare nell'analisi di processi. Analisi di processi che sono quelli che poi evidenziamo tutte le volte come carenti e problematici. Ecco, su che punti tu hai pensato che andrebbero più utilizzati, diciamo, questi studenti? Su cosa andrebbero a focalizzare l'attenzione? Allora, focalizzare l'attenzione. C'è un tema, per esempio, delle cosiddette periferie degradate, sì, e quello delle case popolari. Allora, noi abbiamo alcune casistiche, e cioè da una parte delle strutture che potrebbero essere destinate a servizi per la collettività, e come è il caso dell'ex ONMI di Viale Zamagna all'Aller San Siro, dove rispetto alla possibilità di utilizzarlo come centro psicosociale di assistenza al quartiere, dove ci sono parecchie persone, parecchie centinaia, circa 700 persone che hanno bisogno di questo tipo di servizio, c'è uno spazio che poteva essere utilizzato per questo, sia le ASL, sia il Policlinico di Milano mettevano a disposizione la ristrutturazione e anche il personale per gestire poi questo tipo di servizio, ma le regole dell'ALER, di funzionamento dell'ALER, della serie vabbè ma chi mi paga l'affitto, hanno fatto sì che la cosa sia andata in niente. Allora bisogna studiare anche quali sono le regole dell'ALER che poi portano a queste inefficienze. Nello stesso tempo abbiamo, soprattutto nelle aree dei cosiddetti condomini misti, dove c'è presente l'ALER con tutta una serie di spazi commerciali che non sono utilizzati, ma l'ALER continua a pagare le spese. Un esempio, mi dicevi, no? Un esempio è in via Novara, dove c'è una piccola area commerciale, piccoli supermercatini. Piccoli supermercatini vuol dire qualcosa come 600-700 metri quadri naturalmente,
Per cui ormai è da oltre 10 anni, unitamente a un altro spazio, sempre nel medesimo quartiere, che non sono utilizzati, però Vediamo in foto qua, ecco, ad esempio. l'Aler paga sempre qualcosa come 11.000 euro l'anno di spese. Vuol dire che complessivamente in un quartiere per una decina d'anni sono stati spesi 220.000 euro per Matteo, tenere una cosa ecco, ma in questi casi come inutilizzata. funziona? Ti faccio una domanda proprio banale, nel senso, come funziona? Cioè, se davvero, cioè, mettiamo che domani voglio aprire un supermercatino anche, cioè, come posso fare? Ale, mi ha a disposizione questi spazi o ormai sono così troppo degradati per cui non ha neanche più la disponibilità di darli, diciamo, secondo i canoni normali dell'assegnazione? Diciamo che ci sono appunto tutti questi spazi che ormai sono Sì. abbastanza degradati, sono obsoleti anche rispetto alle normative di sicurezza, gli impianti elettrici. Generalmente, se c'è un soggetto che vuole averli in locazione, dopodiché ci sono anche delle possibilità rispetto ai lavori che Ok. vengono fatti di ristrutturazione, di scomputo rispetto alla locazione. Ma il tema sono esattamente i livelli di locazione. I livelli di locazione, l'Aler ha soprattutto spazi in quartieri appunto popolari, dove rispetto a dei presunti canoni di mercato, che sono fissati periodicamente, ma a distanza di tempo piuttosto significativa, e quindi spesso sono fuori mercato. Sono fuori mercato anche per chi vuole andare ad aprire un'attività in quelle realtà. Quindi abbiamo un patrimonio commerciale artigianale non utilizzato tra metropolitana milanese del Comune di Milano e Aler di Regione Lombardia che tocca circa le 1.000 unità. Quindi è un enorme potenziale che potrebbe essere utilizzato. Ma rispetto allo scenario generale di problematicità che hanno i quartieri popolari, anche recentemente sono stati forniti tutta una serie di dati da parte di Metropolitana Milanese, che appunto gestisce il patrimonio comunale, e su quasi 29.000 appartamenti, il dato significativo è che oltre 3.400 non sono utilizzati. Non Quindi utilizzate. non utilizzati, al di là delle occupazioni abusive che adesso si sono ridotte a 1.200 e qualcosa, ma abbiamo 3.400 appartamenti che non sono utilizzati. Questo lo possiamo trasferire tranquillamente all'area dell'Aler, che ha invece a Milano 40.000 appartamenti, ma ci sono delle regole che rispetto alla necessità di cambiamento del mix sociale, di introdurre nuove realtà che siano sia come abitanti, ma sia anche come utilizzatori di spazi artigianali, commerciali, perché il tema dei quartieri è quello che devono essere vivi e ravvivati da tutta una serie di presenze organiche. Questo non viene fatto perché ci sono delle regole per cui fissano dei canoni molto alti, o tu hai i soldi per entrare o non Oppure. c'hai. Il risultato è che circa il 30% degli spazi commerciali non sono utilizzati. Francesco, voi avete avuto modo di mettere mano a questa realtà, a questo scenario, che cosa ne risulta? Allora, su Aler ancora no, però stiamo lavorando in generale sui processi, perché siamo appunto convinti che quello che noi in gergo chiamiamo implementation gap di una politica, quello per cui il politico nei programmi dice una cosa e banalmente poi nella realtà non la Ne deve vediamo o fare ne vediamo un'altra. un'altra, spesso l'inghippo è appunto a livello mediano appunto del processo di policy making, come diciamo in gergo, e questo inghippo può avvenire molto spesso in come sono scritti i regolamenti e poi come sono applicati. E No, lo questo chiedo a te che studi proprio questo. I regolamenti si possono cambiare sì, si o no? possono Perché a volte cambiare, sembra che siano forse nella pietra incisi da non si sa quale imperatore che mai più si possono si possono toccare. cambiare, però basta cambiare e poi applicarli, perché ad esempio anche nel caso di periferie, se noi pensiamo appunto sul tema su cui stiamo lavorando, che è libertà e partecipazione, quindi burocrazia o partecipazione, siamo convinti appunto che la dimensione della prossimità sia una chiave per la partecipazione e per lo sviluppo partecipato delle aree periferiche.
un ruolo fondamentale in questo ambito è quello svolto da, dai municipi di zona di Milano. E se noi appunto guardiamo il regolamento dei municipi, che è stato fatto non molti anni fa, rinnovato non molti anni fa, è chiaro, lì abbiamo un regolamento che dice molte cose, dice molto su quello che dovrebbe essere il ruolo dei municipi come davvero un presidio territoriale e democratico e partecipato. Tuttavia poi l'applicazione di questo regolamento ancora non c'è. Trovi anche un po' strano questa cosa che appunto nel regolamento viene definito che proprio il municipio debba essere un presidio, una, esatto. Sempre più di prossimità sul territorio, cioè deve guardare sempre più al territorio, ma ad esempio non ha voce in capitolo su proprio il discorso di case popolari, che gli viene che è stato tolto dall'ultimo regolamento. Sì, quello e in molti altri contesti. Anche dal penultimo. In cui c'è, anche dal penultimo. La storia dei regolamenti. Sovrapposizioni proprio tra politiche, proprio tra competenze, tra la direzione dei municipi e la direzione, altre direzioni del municipio. E quindi lavorare sui processi e far notare già al policy maker, come noi chiamiamo in gergo, chi fa le politiche, il politico, questi inghippi, è un lavoro da fare su cui le università, e noi stiamo iniziando adesso a lavorarci con questa scuola di periferie, possono dare un contributo e possono darlo anche gli studenti, non c'è sempre solo bisogno dei docenti, perché se si hanno studenti o ex studenti che stanno iniziando le proprie carriere professionali motivati, perché non sfruttare questo canale? Una domanda personale, come può venire l'idea di pensare in una professione futura della pubblica amministrazione? Cioè, sei votato al masochismo? Qual è la cosa che ti ha spinto? Ma io credo che sia stata un po' la mia storia, e devo ringraziare un po' io sono brianzolo, ammetto di parlare di periferia, ma di vivere in Brianza, che possiamo vederla o come estrema periferia oppure proprio come un'altra realtà. Noi brianzoli tendiamo a vederla più come altra realtà, non ci consideriamo periferia di Milano, però credo sia nato dal paese dove sono nato e cresciuto, dal fatto che ho sempre lavorato assieme con associazioni parrocchiali, parroco, sindaco. Ho sempre visto questo concetto di sussidiarietà, in fondo, che è questo che è stata un po' bistrattata questa parola, però l'ho visto in pratica, e vedere in pratica quanto più attori possano davvero concorrere al bene pubblico ti fa venire voglia di impegnartici e di dedicare anche le tue competenze a questo. Anche la tesi personalmente l'ho fatta su questo tema. Già che ci siamo a questo punto, sì, non posso anticipare troppo. Non posso spoilerare. Non posso spoilerare perché non è ancora stata discussa, però appunto sul rapporto tra è come Sanremo, se la canti prima non puoi presentarlo, ok? Quindi tra diverse governance dei servizi pubblici, quindi, e quale performance del servizio esce. Si costruiscono governance diverse, per cui come strumento abbiamo deciso di studiare quello dei contratti pubblici, che sono un po' sottostudiati. La scelta di usare un contratto pubblico invece che un altro ha un impatto dirimente sul tipo poi di servizio che esce, perché costruisci proprio un network diverso se fai un appalto, se fai un bando di accreditamento, se coinvolgi un'associazione con un istruttore di coprogettazione. Insomma, cambiano tante cose, e anche qui è la dimensione dei processi quella che influisce e che cambia. Esattamente questo, perché ritornando all'esemplificazione di prima, c'erano per fare questo centro psicosociale di attenzione alle persone che hanno bisogno nel quartiere Aler San Siro, i soggetti erano tutti pubblici, e quindi l'ASL, il Policlinico, la Regione, anche il Comune. Bene, tutti quanti sono d'accordo che bisogna fare questa cosa, ma per una piccola regoletta non si fa nulla, tenuto conto che c'erano anche le disponibilità finanziarie, economiche e tutto il resto. Allora, è chiaro che questa è una piccola cosa all'interno di un panorama di una metropoli come Milano, nel percorso di quello che fa il Policlinico, di quello che fa l'ASL, di quello che fa la Regione, di quello che fa il Comune. Però sono esattamente questi aspetti particolari che poi sono significativi per chi abita nei quartieri. E però, siccome sono degli aspetti particolari, nessuno li tiene in considerazione prioritaria. E quindi l'avere invece una forza, come in questo caso studentesca, che ha come proprio obiettivo l'attenzione a questi fenomeni, ci consente di entrare nei meccanismi particolari e proporre anche delle soluzioni.
per dire, avete fatto la regola che dice così, bene, se non fate in quest'altra maniera continuerete a avere queste problematiche. È chiaro che un'associazione sindacale, ma nemmeno Consulta Periferia Milano, ha come obiettivo di studiare la pubblica amministrazione. Okay. Invece Consulta Periferia Milano ha come suo obiettivo, ormai siamo nel terzo lustro di attività, il cercare di mettere a fattor comune tutte le ricchezze e le competenze che ci sono nella città per farle convogliare nella soluzione dei problemi, perché uno, nemmeno il sindaco risolve i problemi delle periferie di Milano. Questo l'abbiamo visto nel corso delle varie sindacature che ci sono state, e anche oggi è un problema che uno affronta con la buona intenzione, la buona volontà, ma poi si scontra con una realtà dei fatti, le lentezze e quant'altro, e poi alla fine i tempi sono molto veloci, il tempo corre, non si ferma mai, e noi ritorniamo sempre alle stesse cose. Allora bisogna focalizzare le problematiche cercando le soluzioni di processo, però non al singolo problema. Da dove ma si può partire, secondo te, Francesco, a cercare appunto queste soluzioni di processo? Secondo me, innanzitutto leggendo molto, leggendo non solo i regolamenti ma anche appunto i contratti, i bandi, i capitolati di appalto, cercare di capire nei contratti e nei capitolati quali sono quei requisiti che la pubblica amministrazione richiede che possono mettere in difficoltà la partecipazione dei cittadini nel desiderio di migliorare la propria città, perché spesso parliamo di partecipazione appunto quando si sondano appunto i cittadini, si fa il cosiddetto bilancio partecipato, così, però grande parte dell'attività poi amministrativa viene svolta e che poi ha un impatto nella costruzione davvero della vita dei cittadini e dei servizi pubblici, viene costruita appunto con contratti, con regolamenti, ed è lì più che nei grandi eventi, nel grande bilancio partecipativo in questi momenti oppure nel referendum che si può davvero lavorare sulla partecipazione, cambiando le piccole cose, innanzitutto leggendo e poi cambiando le piccole cose. Ecco, io credo che una cosa che un po' ostacoli poi la partecipazione dei cittadini sia, in primis, la difficoltà a partecipare, sicuramente, è molto complicato. E poi anche un po' la lentezza, appunto, che dicevamo, il tempo, la lentezza della pubblica amministrazione. È auspicabile, è pensabile, voi tutto, Francesco, tu che la studi, una, non dico una PA a velocità supersonica, no, ma che insomma una PA un pochino più veloce, diciamo, almeno che abbia una fibra ottica, diciamo, cioè, un pochino più veloce, è auspicabile? Oppure invece è giusto che la PA sia, diciamo, lenta e riflessiva, ecco? È giusto che sia riflessiva, non per forza lenta, okay. Questa è una mia opinione personale. Credo che appunto lo sviluppo della digitalizzazione si sta facendo comunque molto, comunque il ministro Madia ha fatto sforzi notevoli in questa direzione, non voglio fare politica, però ha fatto sforzi notevoli in questa direzione. Chiaramente bisogna avere un cambiamento innanzitutto nelle persone, appunto, quindi il cosiddetto change management deve partire da come cambia la mentalità di chi lavora nella pubblica amministrazione. Perché alla fine sono le persone che fanno tutto, che fanno i servizi, che fanno gli uffici e fanno tutto. Questo lo vedo anche nel mio piccolo comune in Brianza. Quindi serve innanzitutto forse formazione migliore e davvero aperta, che coinvolga il numero più alto di funzionari possibile sui temi appunto del cambiamento, che magari viene cercato di fare a livello centrale da Roma appunto col Ministero. Però poi, ora che passa negli uffici territoriali, che sono in tutta la penisola e non solo a Milano, ma anche nei piccoli comuni, ecco, serve una formazione, serve un contatto diretto tra il centro e appunto le periferie, anche a livello di uffici. Perché la formazione è forse il primo punto, la formazione al cambiamento e a processi che ci sono, che però non vengono conosciuti. Già alcuni processi, io vi dico per esperienza, come appunto quello delle coprogettazioni nel campo sociale, che il Comune di Milano invece ha fatto ad esempio nei campi Rom, inventandosi proprio nuove forme amministrative, mentre a Milano appunto con alcuni funzionari formati, dirigenti formati,
sono conosciute, se già si esce dai confini della città di Milano e si entra in provincia, già queste innovazioni di processo, non sono conosciute. Quindi serve davvero una formazione democratica e diffusa a tutti i livelli della pubblica amministrazione. Come vorrebbe dire, quindi scuole di periferia aperta a chiunque, cioè Esatto. tutti devono andare a scuole di periferia, e non solo i periferi in questo caso. La scuola di periferia è un'opportunità per tutti, per chi la propone, perché tutte le volte che incontriamo qualcuno, invitiamo, abbiamo sempre qualcosa da imparare. Nello stesso tempo ci misuriamo anche con la realtà dei fatti, per cui incontrando persone, incontrando realtà che operano, perché questo è il punto saliente. C'è un approccio alla partecipazione che, diciamo così, è un po' astratto, no? Un po' teorico meglio, più che astratto, un po' teorico, no? Nello stesso tempo invece la città di Milano è partecipatissima. Il problema è che venire in contatto con il funzionamento, che per certi aspetti è più problematico in una città di Milano per come è organizzata l'elefantiaca struttura della pubblica amministrazione, perché ci sono qualcosa come 15.000 dipendenti, quindi non è poca cosa, lasciando perdere tutte le aziende partecipate e quant'altro, dall'ATM alla AM, eccetera. Ecco, per cui molto ampia. Questo porta anche a due elementi essenziali. Uno, che all'interno dell'amministrazione, come in tutte le cose, ci sono persone maggiormente dedicate o meno. Io ho un'esperienza personale quando a livello universitario organizzammo alcuni tornei di calcio interuniversitari, con la partecipazione anche quello quando arrivavamo al topo con 80 squadre universitarie, quindi avevamo 1200 calciatori, più avevamo l'area della pallavolo soprattutto dedicata Sì, femminile, quindi con altre ricordiamo la 30 grande carriera squadre. sportiva di Cherubini. Ha una grande Sì, carriera. la grande carriera sportiva Cherubini alle spalle, ricordiamo. Nel baseball, Universitaria, nel baseball. nel giovanile del baseball, diciamo che ho raggiunto vice campione di Lombardia, tra le altre cose, con una finale persa nel campo Kennedy, Insomma. proprio che il campo Kennedy giocavano delle squadre di Serie A famose come l'Eurofon, Sì. la Noalex di Milano. Se non ricordo male, Oggi c'è stato anche un mondiale, c'è stato, se non ricordo male, può essere un mondiale mondiale non proprio ricordo, Corea-Giappone, mi sicuramente ricordo. europeo, no. E quindi però l'approccio, andando in via Dogana a chiedere i campi di calcio, avevamo un po' fretta di mettere insieme questo campionato e di conoscere la disponibilità dei campi, e mi ha detto: senta, ma quanto ci vuole per avere la risposta per i campi? La risposta dell'allora funzionario preposto fu: beh, ci hai impiegato anche tu 9 mesi per nascere. Io sono rimasto un po' lì e poi gli ho detto: vabbè, spero che non ci vogliano 9 mesi per sapere se possiamo utilizzare i campi o meno. Nello stesso tempo anche, Per fortuna un po' si è accelerato il processo adesso, si è per accelerato, spero, adesso è un po' di fortuna. Ma tempo noi che devo lo dire che quando pratico. abbiamo bisogno di permessi per girare, cose del No, ma le cose genere, anzi, a volte possono. arrivano prima i permessi della richiesta quasi, sono Ma le velocissimi cose ormai, possono gente anche funzionare. ufficio, Nello stesso davvero tempo bravi. si perdono anche delle risorse, Sì. perché c'era una, c'è ancora una grossa azienda che nelle sue politiche sociali dava a Milano e ai comuni vicini per costruire asili nido, 1 miliardo di lire vecchie all'anno negli anni 70-90, per cui per 20 anni, e 800 milioni per il comune di Milano. Beh, i comuni limitrofi hanno sempre recuperato il loro miliardo all'anno. Hanno fatto di tutto e di più per intascare questi soldi, per cui hanno intascato 20 miliardi nell'arco di 20 anni. Il comune di Milano, malgrado tutte le iniziative da parte aziendale, sindacale e quant'altro, non è mai riuscito a ricevere nemmeno una lira, no? Ecco, allora c'è anche una struttura che poi non è capace di valorizzare le risorse, le energie che potrebbero venire a vantaggio dell'amministrazione stessa e quindi anche della comunità e del comune medesimo. Quindi questo è uno dei problemi dei processi, come funzionano i processi. Per cui è importante questo focus che vuole dare NextPA.
Perfetto, allora siamo in chiusura. Io, Francesco, ti ringrazio tantissimo. Seguiremo allora Grazie a voi. tutto l'operato di NextPA. Ricordiamo anche le coordinate di NextPA se qualcuno vuole Sì, abbiamo la nostra pagina contattarvi. Facebook, che è appunto quella di NextPA, che è Associazione Studenti Bocconi, e poi abbiamo il nostro sito che è www.nextpa.it. Perfetto, qua vediamo infatti il logo NextPA, Associazione Studenti Eccolo qui. Bocconi. Walter, io ti ringrazio. Scuole Periferie, prossimo appuntamento. Scuole Periferie, prossimo appuntamento, appunto assieme, promosso insieme a NextPA e Fondazione Dio Guardi, sarà lunedì 26 alle ore 18. Parleremo dei beni comuni, interverrà l'assessore alla partecipazione cittadinanza attiva Lipparini. Quindi è un'occasione per tutti per entrare nel merito dei beni comuni, beni di tutta la città, ai quali tutti possiamo concorrere. Vediamo anche come E operativamente. Invitiamo tutti sì, e quanti. consiglio vivamente anzi di ascoltare Lipparini, che è molto interessante come assessore. Adesso non voglio veramente fare pubblicità all'uno o all'altro assessore, ma l'abbiamo avuto ospite più di una volta. Lipparini è molto molto interessante la sua visione della politica, la sua visione della pubblica amministrazione e tutto il lavoro che sta cercando di fare, che anche lui appunto dice cercando di fare, perché insomma sa anche lui di trovare molte difficoltà lungo la strada, ma non si ferma, ed è veramente interessante vedere la sua visione di pubblica amministrazione. Quindi sarà un intervento e una serata sicuramente molto molto interessante. Grazie mille Walter, allora noi ci vediamo martedì prossimo, Martedì sempre qui. prossimo. Grazie Ci vediamo martedì prossimo. Francesco, grazie mille anche a te, a buon voi lavoro e dell'invito, basta. Mi grazie. fermo qua, non vado oltre, perché se sbaglio parola poi lì un attimo, con la tesi. A morrendere, Ad diciamo. maiora, esatto. Perfetto, grazie mille davvero a Grazie. tutti quanti. Grazie anche a voi che ci avete seguito. Noi ritorniamo in diretta qui, come sempre, domani alle 12:30 con Good Morning Milano. Domani abbiamo un sindaco di un paesino che ormai è una cittadella, qui alle porte di Milano. Non ve la dico, domani seguiteci. L'appuntamento invece con Milano News è questa sera alle ore 18 con l'informazione della sera. Grazie mille, arrivederci e a presto.